Comunque, io a Modena preferisco i tavoli prenotati, decisamente. Senti, tavoli liberi sono meglio. No, sono meglio i tavoli prenotati. Ho No, sono meglio i tavoli liberi. detto che sono meglio i tavoli I prenotati. tavoli liberi sono meglio. Prenotati! Prenotati! Liberi! Prenotati! Prenotati! Sul canale, finalmente siamo tornati da Modena. Ce l'abbiamo fatto. Quanti giorni ci abbiamo messo? Siamo rimasti veramente soddisfatti e contenti da tutti quelli che ci hanno aiutato, a tutte le case editrici che ci hanno salutato, accolto a braccia aperte, ci hanno tutto l'affetto, la disponibilità per farci conoscere cose nuove, per darci delle notizie e per instaurare rapporti, per avere nuove notizie e per quindi aiutare voi che vedete il nostro canale ad essere sempre informati su quello che poi è il mondo dei giochi da tavolo. Esatto. Oltre a questo, ringraziamo anche voi che vedete i nostri video sui nostri canali, perché siamo rimasti tanto, tanto, tanto contenti dall'affetto, diciamo così, esatto, e la soddisfazione che ci avete dimostrato. Grazie, perché poi grazie ci ha fatto mille. piacere che che i nostri video comunque vi piacciono e che i nostri contenuti vi piacciono. Vi piace, a quanto pare, anche il nostro modo di essere un po' più confusionario, un po' più cacciaroni. A me piace, oggi mi siete ispirato. Detto questo, siamo andati a Modena. Volevamo portarvi una, diciamo, resoconto nostro, personale. Però ci siamo resi conto che quest'anno siamo andati in tanti, nei rolling, 10 persone, ci siamo divisi in diversi gruppi, abbiamo provato davvero troppe cose e ho davvero troppa roba da editare e da montare. Tante cose provate e esatto, anche tante non provate, esatto, perché Modena era completamente pieno, esatto, tavoli sempre pieni, prenotazioni su prenotazioni su prenotazioni, esatto, non siamo riusciti a provare tutti i titoli, quindi premessa. Come al solito, i titoli di cui non parliamo non sono titoli che non sono belli, che non dovete esatto comprare o che... È solo che non abbiamo semplicemente avuto la possibilità esatto di metterci a sedere. Non sappiamo di preciso darvi una nostra opinione perché li abbiamo visti e non provati effettivamente con le nostre mani. Divideremo il video in due parti, in questo caso, non mettendoci molte cose di Modena, ma ci metteremo qui insieme la faccia per farvi una lista di giochi che a noi ci sono rimasti, diciamo, più a cuore. Sì, diciamo, che ci hanno colpito. Che abbiamo voglia di consigliarvi. Non farvi una lista di quelli da provare a Modena, ma adesso vi facciamo una lista di quelli che potete andare a comprare, perché è sotto consiglio nostro. E l'ultima parte vi faremo vedere semplicemente il risultato del contest. Esatto, il vincitore chi del ha contest vinto. E vi stupirà chi ha vinto. Ha stupito anche me, ha stupito, perché lo conoscete molto, 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 molto bene. Conoscete. Andiamo con la lista. Cominciamo. Subito. Allora, l'abbiamo provato tutti e 10 in momenti diversi e tutti e 10 siamo tornati dicendo quel gioco è fa paura. Ma però parliamo di un gioco... Non è che del piazzamento lavoratori, carte contro carte, 5 ore di gioco. No, niente. È un gioco di dadi, una guerra con i dadi. Il gioco è Roll and Fight. Questo è il titolo al momento provvisorio, esatto, era un prototipo. Gli autori sono Roberto Perstrin e William Sattin. Verrà prodotto il prossimo anno, probabilmente, da quello che ci hanno detto, dalla Genos. Il gioco in che cosa consiste? Si tirano i dadi in velocità, velocità per creare delle combinazioni, creare queste combinazioni per eseguire delle mosse. Queste mosse che fanno tolgono dei punti vita agli avversari. Tutto, ma la cosa bella esatto qual è? Che tutto è in un contesto adatto, cioè esatto si prendono tutti i personaggi famosi dei giochi arcade e non solo, non vi vogliamo spoilerare nulla. E tu devi semplicemente fare il su, giù, destra, sinistra, calcio, calcio, esatto, pugno, pugno con i dadi. Quando hai questa serie la metti sul... Metti dato sulla pancia. Esatto. E quando sei arrivato, quindi con la foga di riuscire ad arrivare prima degli altri, premi il gong, diciamo, il campanello. E urlerai la mossa. Urlerai la mossa che c'è scritta. Tutto accompagnato da dei piccoli segnalini stile esatto sempre arcade, che da giallo diventano rossi, che segnano simboleggiano la tua vita.
Detto interessantissimo, questo, lo interessantissimo. Io personalmente lo aspetto con molta ansia. Secondo gioco, andiamo purtroppo avanti. Devi parlare. Parlo ancora io. Sì. Arrivati a Modena. Sì. Padiglione dove era questo gioco, dritti proprio. F per la precisione. Padiglione F, siamo andati dritti, ci siamo messi seduti, abbiamo parlato con il creatore, uno dei creatori, sì, che si chiama Giacomo Neri. Sì. Di cosa stiamo parlando? Di Skyter. Il gioco è in stile MOBA, esatto, quindi non potevamo non andare a provarlo. Ci siamo seduti, ce lo ha spiegato Giacomo e... Un gioco di valore, un gioco che mette sul campo di battaglia, mette sul gioco da tavolo tutto l'intero mondo. Ma MOBA. Molto molto controllato e molto... ben definito, esatto. Ci sono all'interno cose, cioè nel complesso, al di là della meccanica di gioco che è veramente studiata bene, molto molto equilibrata, tutte quante le componenti, ci sono miniature belle, personaggi belli, esatto. Tutti i personaggi hanno, ci ha detto Giacomo che ci sono 100 pagine di background di, esatto, tutti i personaggi. Hanno pensato anche delle miniature per le ondate, piccoli minion che si muovono, che sono anche quelli curati nei, esatto, minimi dettagli. La meccanica è anche interessante perché non è così scontata come pensavamo di trovare dei personaggi con dei poteri e basta, e invece no, ci hanno messo in mezzo delle carte, del deck, sì, building, della personalizzazione e della rigiocabilità altissima. Ci ha colpito, esatto. L'abbiamo provato, abbiamo giocato, abbiamo parlato con Giacomo e l'abbiamo preso. Esatto, e ve lo consigliamo, dateci un'occhiata. Se vi piace lo stile di gioco, è veramente interessante. Confermo. Adesso arriviamo a un gioco, e ne parlo io perché faccio anche un po' mea culpa, faccio. Un gioco che sinceramente non gli davo due lire, ma non perché grafica eccezionale, idea fantastica, io odio i giochi per due giocatori. Invece mi sono seduto a questo tavolo e mi sono reso conto che con un giro di una mezz'oretta ho fatto 4 partite. Consigliandolo anche a lui, l'ho portato al tavolo e è piaciuto anche a lui. E così via, un po' come prova e il gioco è piaciuto a molti. Si chiama Shy Monster. Semplicemente il gioco in che consiste... Uno sarà il cavaliere, in questo caso lui era il cavaliere, nel mio caso ero io l'oscuro signore. Il cavaliere, purtroppo sgangherato, ha la possibilità di entrare nel dungeon e deve affrontare 3 livelli, ognuno di quali può rivelare un numero di teste sempre minore, fino ad arrivare a 0, quindi non ricordo male, 2, 1 e 0. Dopo aver rivelato queste tessere, il cavaliere può soltanto usare un salto e un attacco. L'oscuro signore dall'altra parte, prima di far affrontare al cavaliere questo dungeon, dovrà preparare quest'ultimo in modo che i mostri siano messi in un determinato modo che li mette al loro agio. Che succede? Queste meccaniche creano come un gioco di forza tra chi interpreta il cavaliere e chi interpreta l'oscuro signore, dove si può bluffare, si può mettere un mostro in un posto dove non è attivo perché non è ai suoi comfort e quindi non farà danno al cavaliere, ma si farà pensare al cavaliere ci sia un altro mostro e così via. Alle fine secondo me ne faremo una tritata. Abbiamo preso infatti 2 copie proprio per paura che probabilmente i ragazzi e persone ci giocheranno, sono delle teste che si girano continuamente, andranno prima o poi a rovinarsi. È un gioco che vi consigliamo, dateci un'occhiata se avete quei 15-20 minuti a fine serata o vi volete rilassare con un gioco di quella tipologia, stile fantasy, D&D, è meraviglioso. È di una semplicità, 2 regole, 15 minuti di gioco, pezzo basso. Altro gioco, The Faceless, rimane un gioco che per chi ancora non è riuscito a prenderlo e che ancora non l'ha preso o era ancora indeciso, vi torniamo a consigliare di prenderlo perché non è un gioco affatto banale. Esatto. Chiaramente dovete essere amanti del cooperativo. Esatto, e delle sfide. È una sfida contro questo mostro, questo Billygoth, che cerca di prendere questo gruppo di ragazzini. Il bello però è sempre quello che abbiamo già detto: ci sono dei magneti che polarizzano una bussola all'interno del tracciato. La bussola siete voi. E dovete spostare questi, esatto, magneti esternamente per cercare di scappare da Billygoth e prendere i ricordi che lui vi ha rubato. Il problema qual è? Che se non entri bene nel meccanismo della polarizzazione della bussola, puntualmente o finisci addosso a Billygoth o finisci addosso a un muro. Finendo addosso a un muro, purtroppo perdi. Che dire, secondo me rimane una cosa nuova, sì, nonostante che già uscita da qualche mese, rimane una cosa nuova e avvincente. Quindi torniamo a consigliarvelo. E
C'era Sauro qui. Vabbè. Ok, non c'è più Sauro, ma c'è Sande. Sande. È stato una telefonata. Ah, ok, uno scambio di persona. Sande è qui perché vogliamo parlarvi del Signore degli Anelli della Asmodee. È un gioco particolare. È un gioco che, diciamo subito, ci vorrebbe un gruppo, secondo me. Sì. Un gruppo anche affiatato, nel senso che ci vuole un gruppo, un po' di coordinazione tra i personaggi. Ha delle buone meccaniche, ma non è complessissimo, una cosa che dici non ci può giocare chiunque. Esatto. È alla mano. Di che cosa si parla? Per chi non lo avesse visto e non lo avesse provato, è un semplicemente tipo la Casa della Follia, quindi un gioco di esplorazione in tempo reale con un'applicazione dove si va avanti, si esplora una regione del Signore degli Anelli e si va ad indagare, scoprire mostri, scoprire impronte. Ci ha turbato dopo averlo visto, forse il prezzo per me forse leggermente alto. Giocando vedi che la meccanica, c'è la possibilità di mantenere le carte, programmarsi la morsa, poi cercare di aiutarsi, nel senso, se è molto bello, esatto, quello, il fatto di rimanere in gruppo che ti porta ad avere effettivamente dei benefici, come se fosse, immaginate una scena di un film dove il cavaliere che sta combattendo si ritrova attaccato da qualcuno alle spalle, però c'è il compagno dietro le spalle che lo può aiutare, che lo aiuta e che prevede la mossa, quindi c'è la possibilità di darsi segnalini, di scambiarsi punti. Per curarsi, difendersi. Esatto, per aiutare il gruppo a sopravvivere. È ambientato molto bene, i personaggi sembravano creati ognuno. Sì, ci sono alcuni personaggi che sono proprio quelli del film, esatto, altri inventati, altro. Ognuno ha dei ruoli, c'è l'apripista, c'è il condottiero, dei ruoli specifici. Però comunque sia, è un gioco che a noi ha colpito, lo abbiamo giocato, non lo abbiamo ancora preso, ma probabilmente sarà uno che aggiungeremo alla nostra lista, sicuramente. E poi è il Signore degli Anelli. Esatto, già partiva da 100 solo per quello, quindi a posto. Adesso parliamo. Ah, sei tornato. Ciao, ciao. Il gioco che adesso vi vado a consigliare, vi andiamo a consigliare, è un gioco che potrebbe passare per un gioco per bambini, ma non è così. O meglio, vai. È un gioco magari per bambini, dove i bambini ci sanno giocare e gli adulti no. Il gioco in questione è Slight Quest, della Olifante. Allora, ve ne abbiamo parlato nelle uscite, chiaramente l'abbiamo provato ed è una figata pazzesca. Sì, sì. Solito piano di appoggio, con sopra un cavaliere e una biglia sotto. Devi inclinare con delle levette posti sui lati della scatola questo piano e far andare lungo un percorso il cavaliere, senza scontrarsi con mostri, far cadere dinamiti nel buco, uccidere i guerrieri in un determinato ordine, raggiungere l'obiettivo finale e non cadere tu col cavaliere nei buchi che si trovano sulla plancia. Tutto questo rende il gioco per noi un po' per tutti impossibile. Quindi è un gioco di un prezzo accessibilissimo, graficamente è colorato, sì, è carino, molto bello, divertente. Consigliabile per famiglie, per fiere. E anche con un certo, cioè, forse prendo in giro anche da solo, però anche per i grandi, cioè, sì. Io mi ci sto divertendo tantissimo. Fine serata, se ce l'hai, lo apri, lo metti lì, esatto. Fai un attimo, ci provi un attimo, ti arrabbi, chiudi e lo rimetti a posto e te ne vai. Quello è. Questo, vi consigliamo questo, sì, gioco. Sì, sì, sì. Adesso a te ti faccio scomparire, però. Ecco, ce l'ho fatta, vieni. Sei comparso. Ciao, Gaetano. Ciao. Ho scambiato te con Gianluca, comunque. Figo. E andando avanti con un nuovo gioco che vi andiamo a proporre, ho chiamato proprio Gaetano perché è stato lui a provarlo e a comprarlo. So Long My World. Parlaci più o meno di come è il gioco. In So Long My World noi abbiamo 12 ore di tempo prima che il mondo finisca e scegliere la nostra strada da percorrere. Possiamo decidere di andare a uccidere o portare altre persone a fare compiazioni malvagie, noi stessi malvagi, oppure possiamo scegliere un percorso di speranza, un percorso di gioia, dove ci leghiamo a ricordi passati belli, non brutti. Tutto questo porterà ad avere dei token emozione e dei token anche anima, diciamo. Mm-hmm. I token anima verranno utilizzati per giocare delle carte, però più anche è vero che più ne terrai e più alla fine del gioco otterrai punti. Ok. E per questi motivi, perché ci sembrava un titolo valido, perché è stato votato come secondo gioco migliore del play,
Perché l'abbiamo comprato? Perché è stato avanti in primo piano, in primo posto per un 2 giorni e mezzo. È un, anche questa è una novità, è qualcosa di nuovo, è qualcosa che al tavolo, anche se un, con una meccanica macchinosa, ti offre un'emozione nuova. Probabilmente diciamo questo. Ve lo consigliamo e adesso faccio donna Gianluca. Giusto. Sono diventato posto. E la maglietta perché imbatti quella? Mi sono cambiato, nel frattempo che tu facevi io sono andato avanti. Ma quanto tempo è passato? Non ti preoccupare. Prossimo gioco che vi andiamo a consigliare per il Modena è Blackout Hong Kong. Ok, ho capito, ma non letteralmente. Dovrebbe essere un gioco. Ho capito. Scusate? Ok, luce di piscinata. A posto. È un gioco proprio che coglie nel segno, proprio al massimo. Esatto. Il gioco in questione ve lo proponiamo perché? Perché siamo arrivati a Modena, ci siamo messi a sedere al tavolo e molti dei rolling lo hanno comprato. 2 copie portate a casa. Yes. Ha colpito nel segno perché? Perché racchiude molte meccaniche già viste. L'autore, spero di pronunciarlo bene, Pfister dovrebbe essere, stesso autore di Great Western Trail e Mombasa. Alcuni titoli, ne ha fatti altri. Ci porta sul tavolo un nuovo gioco con meccaniche già esistenti e prese da questi, principalmente da questi 2 giochi, e soprattutto un metodo di esplorazione, passate il termine, con questa Hong Kong rappresentata sulla mappa, esatto, che si trova in un blackout, esatto, e si va a esplorare le tessere che sono in una situazione di buio. Esatto, forse a primo acchitto, una volta intavolato, passando, esatto, non colpisce perché è tutto nero, è tutto scuro. Lui infatti questa è la prima cosa che ha detto. Poi però effettivamente il gioco è realistico, sì, perché sì, sa rappresentare effettivamente un blackout vero e proprio. Esatto, ne vale la pena. È un gioco che diciamo abbastanza macchinoso, ma scorre allo stesso tempo molto molto, esatto, bene. Quindi diciamo che rende piacevole le partite. Per gli hard gamer è un, esatto, un gioco da comprare. Eccoci qui di ritorno dalla Play del 2019 con il primo giochino che ha comprato Samuele. Il gioco si chiama Super Goal. Super Goal è distribuito dai ragazzi di Creativamente, una ditta italiana che si trova che si occupa di sviluppo appunto di questi giochini particolari da circa una 15 anni. Senza indugiare oltre, Samuele, dirci com'è composta la scatola. Ok, dentro la scatola troveremo il regolamento, come sempre, poi il campo da gioco di stoffa, campo da gioco, la palletta di legno, pallina di legno, poi 8 dadi, 3 dadi sono del possesso di palla, esatto, questo qui di colore arancione è questo, è proprio quello di controllo. Poi questo qui è di dado di passaggio e questo qui è il dado di lancio. Esatto. Il dado del portiere, il dado della difesa, il dado del rigore, il dado del lancio e il dado del fuori classe. Esatto. Questi sono gli 8 dadi con cui noi potremo giocare la nostra partita. Va detto che dal dado di possesso al dado di lancio la distanza diventa maggiore, ma diventa anche maggiore il rischio che l'avversario possa intervenire con il dado di difesa per poterci prendere la palla. Per il resto si svolge tutto come una partita di calcio. Attenzione a fare fallo in area, perché altrimenti è rigore, purtroppo, come le partite normali. La partita dura 15 minuti. Dura 15 minuti, al termine della quale chi avrà fatto il punteggio maggiore sarà semplicemente il vincitore. I nostri consigli sono terminati. Chiaramente, come sempre, tantissimi titoli, ci sono tanti titoli molto belli. Probabilmente non li anche più vari di questo, ma esatto, non li abbiamo potuti provare. Quindi sicuramente questi sono quelli che noi vi consigliamo, esatto. Poi fateci sapere voi che cosa avete provato a Modena e se avete qualcosa da consigliare voi, esatto, a noi, che noi non siamo riusciti a provare. Detto questo, vi lasciamo al vincitore del contest. Scoprirete chi è. Esatto. Come al solito, condividete il video, mettete mi piace e commentate qui sotto per farci sapere cosa ne pensate. Alla prossima, ciao. 3, 2, 1, swippo. Riff. Sì. Questo è
gallina, chicken, parli, quello come... No, no. Come happy salmon, ma gallina salmon, happy gallina, chicken happy... No, no. No, no, ma... Passo, passo parola. Vai. Questo è Ave Cesar. No? No, è Forum Traiano. Sì. Bravo. Okay. Oddio. Ah, questo è Toilette Imperium terza edizione. Sì. Madonna, però. Questo è Gizmos. Sì. Questo... Oh mio Dio, Detective, va a sapere? Crime, no, allora è Chronicles of Crime. Bravo. Mannaggia. Crystal Cameras, Crew Root, Crystal Cameras. No, Avast, no. Crystal Cameras. No, sì. Avast. Questo è facile, Riff Raff. Sì, però c'è anche... Steam Park. Attenzione alle chicche, ma... Steam Park con un link. Esatto. Dai Sporge, Saurus Sporge. È finito, erano 10. Però una non l'ha detta ancora, c'è sempre quella. Si chiama Chicken. No. Funky Gallo. Bravo. Sì, tanto si spacca per te. 1 minuto e 17, no, 1 minuto e 13. Vai, 1 minuto e 13. A posto. How can we get if we sell a little bit higher?